Se ne parla tanto in momenti di cambiamento come questi. La parola dumping si riferisce a dei contratti pirata che creano delle condizioni economiche disastrose e sleali. Ma ci spiega meglio Emanuele Floris. La concorrenza sleale per bar, ristoranti e pubblici esercizi ha un nome. Si chiama dumping ed è un fenomeno in crescita costante anche in Sardegna. Sono i contratti pirata firmati tra sindacati senza rappresentanza e sigle datoriali minori che danno condizioni economiche peggiori violando la legge e il contratto collettivo nazionale del lavoro. Quindi a volte ci troviamo ad avere dei contratti che non sono uguali ai nostri, come contributi, come salari, come straordinari e altri motivi. Per cui questa concorrenza sleale a noi in questo momento fa paura, tra virgolette, e abbiamo messo il focus. Nel convegno di martedì, alla sede della Confcommercio Territoriale, incontro promosso da FIPE e Ispettorato del Lavoro, dove si è messo in luce che il dumping fa gola all'esercente che crede di risparmiare ma crea un danno all'economia, da cui il consiglio a tenere il contratto leader. Se volete mantenere i benefici economici, i benefici finanziari, gli sgravi contributivi e soprattutto accedere agli istituti della flessibilità contrattuale, aderite alla contrattazione comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale. Intensi i controlli negli ultimi tempi per scovare le eventuali infrazioni e una volta scoperte si passa alla punizione. Inesorabilmente l'Ispettorato del Lavoro comunica all'INPS la revoca dei benefici e degli sgravi contributivi, oltre che nel disconoscere particolari figure contrattuali oppure istituti di flessibilità applica sanzioni previste dalla legge, da poche centinaia di euro fino a diverse decine di migliaia di euro.